Molte grazie. La parola a Pino Toscano, direttore della Voce di Calabria. Io credo che molte cose siano state già dette e quindi bisognerà fare lo sforzo di non ripetere, ma credo anche che sia opportuno fare alcune sottolineature su cose già dette che meritano di essere approfondite e soprattutto meritano di essere riflettute. Ecco, ad esempio, io credo che una riflessione va fatta su questo dato che emerge oggi in maniera anche abbastanza drammatica nella nostra realtà meridionale calabrese. Alla tradizionale dipendenza economica, è stato osservato qui, si è aggiunta adesso la dipendenza culturale, e questo è veramente un dato che rischia di diventare disperante se non cresce un nuovo filone di meridionalismo in questo sud, che ha bisogno di tante cose, ma per prima cosa ha bisogno, io credo, di non fare il pianto antico rispetto a tanti problemi sui quali pure avrebbe il diritto di rivendicare, ma di fare una scuola di pensiero che nel passato ha salvato questa regione, ha salvato il Mezzogiorno, perché è vero che l'unica via percorribile è quella di recuperare un momento di tensione ideale e culturale, è quello di recuperare anche la capacità di tornare alle ragioni della politica, ma questo dipende da quello, perché non è possibile immaginare una classe politica nuova in questa regione se non si immagina prima una classe che riesca a rifare, a ricreare e a produrre cultura, per ricreare un momento nuovo e veramente degno di rapportarsi alle esigenze di questa regione nell'ambito della comunità nazionale. Chi c'è oggi in Calabria e complessivamente nel Mezzogiorno a portare avanti con forza, con dignità, con sicurezza la voce di questo sud che si è spenta? L'ultimo meridionalista in circolazione era Pasquale Saraceno, che predicava a 90 anni, inascoltato. Chi c'è dopo di lui? Quale classe di intellettuali riesce a farsi sentire in una regione che ha bisogno di portare avanti un progetto culturale e poi un progetto politico che guardi alle ragioni della politica e non alle ragioni degli interessi particolari, utilitaristici e degli affari? Questa è l'esigenza che hanno oggi i calabresi, questa è l'esigenza che è stata manifestata anche da quella ragazza che rappresentava il mondo dei giovani. Non c'è raccordo perché non c'è rapporto fiduciario fra i giovani e la politica. Non c'è un rapporto fiduciario perché la politica ha deluso le aspettative dei giovani, ma anche qui, badate, io credo che una distinzione va fatta. Non è la politica il male da combattere, la politica è la prima vittima della crisi dei partiti. È questa crisi dei partiti sulla quale si deve intervenire, perché o i partiti riescono a trovare al proprio interno l'energia e la forza, che è anche una necessità per loro stessi, di rimettere in campo un filone di impegno morale e culturale capace di far riprendere la strada che si è interrotta, oppure l'alternativa a tutto questo è la confusione. L'alternativa a tutto questo sono le leghe, l'alternativa a tutto questo è questo movimentismo di cui non si capisce bene quale sia la logica, ma di cui si sa bene che non c'è uno sbocco, perché al di fuori dei partiti, vedete, si può dire male quanto si vuole,
Ma senza i partiti non è possibile organizzare questa società civile di cui tutti parliamo e che vorremmo vedere diversa. Al di fuori dei partiti c'è un'avventura oltre la quale non si sa quale possa essere lo sbocco, però c'è l'esigenza, perché l'avvertiamo tutti, anche qui questa sera, perché è difficile parlare di politica, è difficile parlare di campagna elettorale, è difficile convincere la gente che si hanno buoni propositi, che si vuole cambiare, che si vogliono cogliere i momenti veri, significativi della società, che si vuole invertire la tendenza, che si vogliono fare cose buone e giuste, che non si vuole più portare avanti una politica di ricatto ma di servizio. Eppure noi questo momento che riesca a collegare un rapporto fiduciario fra il politico che avverte questa necessità e la gente deve essere ricreato, perché al di fuori dei partiti non ci può essere una prospettiva per nessuno. E poi questo impegno culturale che deve essere ripreso, perché da qui deve partire un momento di rinascita di questa regione. Io credo che tutti gli uomini che affrontano questa campagna elettorale con questa intenzione siano meritevoli di essere assecondati al di là dell'appartenenza ad un partito. Io credo che debbano essere portatori di una idea di rivincita di questo mezzogiorno, perché è questo oggi il punto, di una rivincita che non vuol dire una vendetta della storia, perché mentre noi andavamo giù gli altri al nord facevano le leghe, e mentre il sud andava indietro l'Italia grassa e post-industriale si organizzava contro il sud, perché in questo paese è cresciuta una questione settentrionale mentre moriva la questione meridionale, perché è venuta avanti l'idea che i poveri abbiano sfruttato i ricchi. E questo è oggi anche il disegno contro il quale si deve combattere, e con che combattiamo noi, che non siamo capaci, per superiorità morale e intellettuale storica, di fare leghe e di contrapporci al leghismo del nord? Con che combattiamo noi? Con le armi che usano quelli che contro di noi operano in questa regione per ricacciarci indietro e per espellerci da tutti i circuiti dello sviluppo nazionale ed europeo? Noi abbiamo una sola speranza. Noi abbiamo una sola possibilità, che è quella di recuperare al nostro interno le ragioni morali, ideali, politiche, per ritrovare tutti quanti insieme attorno ad un progetto la voglia di batterci per qualcosa di degno in questa regione, senza correre avanti, senza arrivare primi, perché alla fine non ci saranno medaglie e feluche per nessuno, perché qui o si vince tutti o si perde tutti. Io credo che la politica non abbia bisogno di eroi. La politica ha bisogno di una classe convinta e consapevole, capace di cogliere i momenti significativi di una società e di portarla avanti. Il governo degli asini può essere superato anche dal governo dei nani. E in questa regione abbiamo sofferto anche il nanismo politico, perché questa regione a livello parlamentare ha contato quanto il due di coppe e non è stata ascoltata nel governo, anche per propria colpa. Perché una regione che già debole, incapace, inconcludente e litigiosa si è permessa anche di arrivare disunita al cospetto del governo nazionale. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che c'è una legge sul porto franco di Gioia Tauro che non riesce a decollare, mentre contemporaneamente la classe dirigente regionale della Liguria in 5 minuti riusciva ad approvare la propria. L'altro risultato, e concludo, mi avvio velocemente alla conclusione, è che giace in Parlamento la legge per la Calabria, mentre le leggi che si fanno altrove vengono subito approvate, mentre si grida allo scandalo perché si assegnano le briciole al nord. Io ricordo qui anche un pregevole articolo dell'ingegnere La Faccia di questi giorni, che abbiamo ospitato sulla Voce di Calabria. Altrove, sul versante dell'intervento ordinario, vengono spese decine e decine di migliaia di miliardi. Questo è il vero tema che oggi deve occupare una classe politica consapevole dei suoi limiti, ma anche delle sue necessità e delle esigenze di portare avanti questo disegno per la Calabria. Qui si misura la capacità di battersi per qualcosa di degno, e tutti quelli che lo faranno in questa campagna elettorale dovranno essere aiutati, perché poi non andiamo a dire chi ci rappresenta, perché chi ci rappresenta rappresenta noi che li abbiamo mandati a rappresentarci. E quindi dobbiamo scegliere bene, perché se noi riproduciamo in fotocopia una classe dirigente regionale che va ad esprimere il proprio nanismo politico in Parlamento, allora poi davvero non possiamo più piangere sulle cose di cui noi stessi siamo artefici e protagonisti. E io voglio concludere anche con un'altra cosa. In questa regione c'è bisogno
di uno scatto complessivo, ma anche di recuperare al nostro interno le ragioni del nostro impegno. Un grande uomo politico scomparso richiamava il senso del dovere. Questo paese non si salverà, diceva, e io voglio dire, perché mi piace dirlo, questa Calabria non si salverà. E la stagione dei diritti e della democrazia resterà effimera se in ciascuno di noi, non nascerà un nuovo senso del dovere.